Allora, oggi è il 21 febbraio 2007, siamo a Crema nella sede del Centro Galmozzi per intervistare il dottor Tommaso Caizzi, che è stata una figura importante della destra cremasca, consigliere comunale anche per due legislature. 10 anni. Già per 10 anni. Circa, 9 anni e 3 quarti. Allora, per parlare di ciò che oggi abbiamo come tema, partirò dal mio esodo da Zara, città di Zara che è questa. Una bellissima e piccola città veneziana e romana in tutti i suoi sassi e monumenti, eccetera. Però il 2 novembre è cominciato il primo bombardamento aereo del 43. Poi il 28 il secondo bombardamento, a tappeto vedrete delle cose che sono spaventose sulla distruzione di Zara. Noi abbiamo fatto più di un mese a dormire e vivere in rifugio. Io, che ero un ragazzo di 17 anni, uscivo dal rifugio, prendevo una barca, andavo a prendere dei pesci che erano stati, diciamo, spezzati in seguito ai bombardamenti. Il mare galleggiavano questi pesci che io prendevo, e poi noi su nel parco, perché il rifugio era sotto un parco a Zara, preparavamo e davamo da mangiare. Il 6 di gennaio del 44 il prefetto della città, che era anche il nostro amico Serentino, poi ucciso dai partigiani titini, è venuto là a dire: la popolazione, andate via perché non c'è più né da mangiare né. E abbiamo preso la valigia che avevamo con noi, attraverso, superando le macerie, ci siamo portati nel porto, siamo imbarcati su un piroscafo, il Sansego, da trasporto, e siamo arrivati a Trieste. A Trieste siamo stati fino alla metà di febbraio, e poi siamo venuti a Cremona, dove avevamo un cugino medico che ci ha chiamati e ci ha aiutati a sistemarci. In quel periodo noi siamo stati accolti come italiani in difficoltà, perché noi dalmati non è che eravamo fascisti o super o sotto, eravamo italiani e basta. E in Italia avevate e c'era il fascismo, noi in quei territori di confine accettavamo tutto quello che ci dava l'Italia. Quindi siamo scappati perché eravamo italiani e volevamo rimanere italiani. Se noi avessimo cambiato, Tito ci accoglieva bene, ma siccome volevamo essere italiani, ci sono stati veramente dei massacri. Fucilati, ammazzati, annegati, eccetera. Tra questi c'era anche il Luxardo, tanto per fare un nome conosciuto. Arrivati a Cremona abbiamo continuato la vita. Mia mamma in particolare, perché mio padre era militarizzato ed era a Trieste. Io ero capofamiglia, avevo 17 anni, e eravamo 10 figli, 5 maschi e 5 femmine, con mia mamma. Io frequentavo il secondo anno del liceo, dove mi sono iscritto, mia sorella faceva le magistrali, una mia sorella, e abbiamo scelto e siamo andati a Gusola. Dirò che a Gusola ci siamo trovati magnificamente bene, nel senso che nel momento di grandi difficoltà ci hanno accolto bene, ci hanno dato una casa ammobiliata, quindi per me la seconda mia patria è Gusola, perché in quei momenti ci hanno ospitato nella maniera più affettuosa e fraterna e familiare che si potesse immaginare. A Gusola, quindi, io d'estate lavoravo nello zuccherificio di Casal Maggiore, 2 mesi, tutti gli anni, e poi cercavo di fare qualcosa d'altro. Avevo vinto la borsa di studio, che l'avevo portato poi anche a Parma, e a Parma ho fatto veterinario e mi sono laureato. Dopodiché mi hanno proposto un posto qui a Crema, e sono venuto qui con tutta la mia famiglia, e da allora è cominciata la mia vita cremasca. Eravamo nel 54. Senta, si dice che nell'immediato dopoguerra in realtà nessuno aveva voglia di sentire la storia dei profughi. Sì, lei sì. Ha sentito questa impossibilità di parlare? L'ho vissuta. Veramente era triste in quel momento, dopo la guerra, perché ho fatto l'accenno al dopo, perché quando siamo arrivati siamo stati accolti come in famiglia. Finita la guerra, poi noi eravamo fascisti.
A parte il fatto che, ripeto quello che ho detto prima, in Italia, in Dalmazia, in Istria, ciò che veniva dalla penisola era nostro, quindi noi eravamo italiani in quella maniera, ma non altro. Non... Siamo rimasti italiani e ci davano i fascisti perché noi continuavamo a parlare dell'italianità di quelle terre. Io a Gossola mi sono trovato bene perché tra l'altro tranquillamente ci sono ancora dei testimoni lì a Gossola, perché io ho 81, ma ci sono anche quelli di qualche anno meno, qualche anno più, che non ho avuto mai difficoltà grosse. Mi hanno rispettato mentre a Gossola era il paese più rosso della provincia di Cremona. C'era l'onorevole Bergamonti, che già volontario nei battaglioni M, è vero, e il prete di Gossola, Don Peppino Carnevali, che è morto recentemente, un anno fa, non neanche. Comunque il prete Don Peppino Carnevali aveva le foto sue in orbaccio con il gagliardetto, le ha fatte stampare. Nessuno aveva il coraggio di andare ad attaccare, perché lì menavano forte. Don Peppino mi ha dato questi manifesti. Io sono andato in piazza di sera, la piazza di Gossola è una piazza molto grande, prima era tutta vuota, poi riempita così di gente, le donne che incitavano gli uomini a tagliare il co fascista, e dicevo, ma un momento, mi sono mica quello. Perché tra l'altro, io adesso a me è scappato una frase in dialetto veneto, era il dialetto che si parlava da noi sempre. Quindi il dimenticare la cultura, la civiltà, la storia della Dalmazia. L'Adriatico, Sant'Agostino, lo chiamava tantum fretum, solo una fessura. Tra le due sponde c'era una continuità di rapporti commerciali, economici, culturali, da sempre, 2000 anni. Senta, ma allora le chiedo una cosa, visto che ho parlato del dialetto. Io ho letto anche delle testimonianze di slavi rispetto al dominio fascista nella regione dell'Istria. Io ci ho vissuto là, non ho... Ad esempio, è vero che il fascismo aveva messo in atto dei tentativi molto rigidi di imporre l'italiano a tutti, che ad esempio ci sono delle testimonianze di bambini slavi che quando usavano il loro dialetto, come lei usa il veneto, capitava loro a scuola, eccetera, di essere costretti a usare l'italiano. Guardi, queste sono speculazioni con interesse politico, perché io ho vissuto a Zara fino al 44. A Zara noi parlavamo tutti. Noi avevamo, per esempio, le lavandaie che venivano a prendere la roba e ce la lavavano dalle isole di fronte. Parlavano lo slavo benissimo. Nessuno diceva niente. Io so qualche parola di slavo. Govori malo hrvatske, qualche parola, ma nessuno vietava niente. Tant'è vero che lei, per esempio, sa che, non so, c'era a Cremona, è morto recentemente, De Vidovic. Dicono che il fascismo obbligava a cambiare i cognomi, eccetera. Ma quelle, insomma, le cambiava chi voleva. E io ho sempre detto quello che pensavo. Però la mia voce, clamantis, vox clamantis in deserto, quello che ho potuto dire e fare l'ho fatto e l'ho detto, ma non lo tenevo. Però adesso, per esempio, sentiamo il discorso di come Napolitano, ma è un discorso che avrei potuto fare io. Quindi mi sembra che ci sia stata una maturazione anche da parte del Partito Comunista Italiano ben diverso, molto favorevole, molto positivo rispetto a quello che era prima. Perché io ripeto anche che i problemi di dominio, di territorio, no, quello che conta è il problema della civiltà, della cultura, che è importante che noi uomini si coltivi e si porti avanti. Sì. Senta, volevo chiedere anche questo. Degli episodi come le foibe, insomma le uccisioni, lei ne ha già saputo all'epoca, si sapevano già all'epoca, qualche testimonianza diretta? Beh, io ho saputo soltanto questo. Noi eravamo a Cremona. Mio padre era rimasto a Trieste perché era militarizzato ed era a Trieste. Arrivati il primo di maggio del 45, i partigiani di Tito
con una manovra particolare, perché prima di liberare Zagabria o Lubiana dalle truppe naziste tedesche, sono diretti velocemente verso Trieste, verso l'Istria, per occupare territorio italiano. In questo purtroppo il Partito Comunista Togliatti li ha aiutato moltissimo. Anzi, c'erano proclami a favore di bisognava dare la, insomma, cose che veramente erano brutte allora, e noi le abbiamo vissute come erano da vivere. Mio padre, che era a Trieste, fu preso da queste bande partigiane titine e portate a un tavolo dove declinavano le generalità, poi venivano caricati sui camion e portati verso Basovizza, la famosa foiba di Basovizza. Lo abbiamo saputo dopo. Comunque, mio padre, allora, mentre declinava le sue generalità, si sente chiamare dal comandante di quel gruppo di partigiani. Faccio nomi e cognomi. Chicchi Gergia, che era uno zaratino della campagna di Zara, il quale fu il primo capovilla, cioè sindaco, di Zara del dopoguerra, in mano ai partigiani, poi fratello di un ministro, che divenne ministro dopo, Gergia, ministro degli esteri jugoslavo di Tito, quindi un uomo che mio padre aveva salvato, aveva aiutato in parecchie circostanze. Questo qui l'ha riconosciuto mio padre: ma Caizi, cosa ti fa qua? E io, cosa ti fa? Sto qua, in mia porta, non vado. Perché non l'aveva riconosciuto mio padre. Lui è stato veramente un caso, il padre eterno, somiglia a chi è. Lo ha preso, gli ha detto: ti gà qualche dun qua con te? Dice: no, mi fio ise in Cremona, in Italia. E allora, niente, lo ha preso, lo ha accompagnato nel porto di Trieste, lo ha imbarcato su un bragozzo di Chioggiotti e lo ha salvato. Mio padre, allora, con questo bragozzo andò prima a Chioggia, poi andò fino a Vieste, dove aveva la parentela, nel Gargano, e poi tornò da noi a Crema, già ormai provato dalla guerra, da tutte queste cose qua. Ecco, questo qui, partigiani e foibe. Le foibe ci sono state, ma certo che allora non sapevamo le dimensioni delle foibe. Le dimensioni le hanno scoperte poi, quando arrivati gli americani, hanno incominciato, perché noi, tra l'altro, abbiamo chiaro le foibe di Basovizza e quelle un'altra lì attorno, Vines, eccetera, ma quelle in territorio jugoslavo non abbiamo potuto andarci. Ora, è successo perché c'era il caos in Italia, quindi è potuto succedere questo, e credo che tante cose, se tutti avessimo avuto conoscenza di quello, della realtà delle cose, ci saremmo comportati diversamente tutti. E voi vi siete sentiti anche abbandonati dallo Stato italiano? Abbandonati dallo Stato italiano, chiaro. Infatti noi non è che tante grazie ai vari, perché anche nella sistemazione del territorio siamo stati veramente degli incapaci. E lì allora governava la Democrazia Cristiana. Io non ero né antidemocristiano né ero anti quelle cose. Senta, ma le chiedo questo. E adesso lei non vede una possibilità di riconciliare queste diverse sponde della Adriatica attraverso l'Europa Unita? C'è la possibilità questo di fare. Noi sì, noi abbiamo assolutamente questo scopo, niente altro. Perché sinceramente, se fossimo ancora a 100 anni fa o a 50, io parlerei anche di riconquistare, eccetera. Non è il caso, perché l'umanità ha bisogno di qualcosa d'altro. In questi tempi l'Europa unita è bellissimo. E noi appunto in questo contesto di un'Europa unita, ben venga anche la Croazia, quando però accetterà le regole nostre dell'Europa. Quindi non si può più pensare in termini di riconquista militare o di dominio o altro. Noi pensiamo soltanto alla vittoria della cultura, della civiltà. Recuperare quello che è la memoria storica, quello è giusto, ma niente altro.
Senta, io le farei qualche domanda adesso sulla sua invece attività politica qua. Volevo chiederle, secondo lei quanto ha contato la sua vicenda biografica nel fatto che lei poi si sia schierato a destra? Avrà avuto un'importanza? Guarda, oppure no? Purtroppo io credo che così, almeno macroscopicamente, sia servito a niente. Nel piccolo, nel nostro individuale, qualche cosa, perché io non ho mai avuto vergogna di dire quelle cose, la verità, anche se allora era più difficile, più dura. Io mi consiglio comunale, mi sono trovato anche molto bene. Certo mi dispiaceva, ero minorato di minoranza. Io ho chiesto una volta un piacere in consiglio di capigruppo. Per tema c'era il rifacimento della toponomastica cittadina. E io ero gruppo e capogruppo, partecipai e mi permisi di dire quello che io pensavo a proposito alla storia di Crema. Dico, ma perché non cerchiamo di ricordare Cremaschi? Perché non dobbiamo dimenticare che per quasi quattro secoli la Dalmazia era unita al Cremasco. Questo era il confine del dominio da terra. Noi eravamo la capitale Zara del dominio da mare, della Serenissima. E allora ho chiesto che mi intitolassero, perché per esempio c'era la piazza Trento-Trieste che occupava le due piazzette. Comunque, quella piazzetta che adesso è Istria e Dalmazia, non so se aveva un altro nome, o Piazza delle Erbe. Ecco, e volevano chiamarla in un'altra maniera. Ho detto, sentite, voi state facendo, qui stiamo parlando di storia di Crema. Per ricordare la storia di Crema, di quattro secoli in comune, che tra l'altro, io chiedo che questa sia intitolata alla Istria e Dalmazia. E poi chiedo anche via, che sia qualche stradina, qualche intitolata via Zara e via Nicolò Tomaseo. Le ho avute tutte e tre. Questa è stata una mia... Ecco, forse il ricordo più bello che ho è che sono riuscito ad avere... ad inverdire la memoria di queste città che hanno avuto sempre con Crema tutto, dalla lingua alla storia, alla civiltà, eccetera. Ecco, e rispetto al personale politico, insomma, ai suoi colleghi dentro il Consiglio Comunale e sulle giunte di quegli anni, lei che giudizio dà? Come le sembravano? E cosa vuole? Io, dal punto di vista umano, ho trovato degli amici, della gente che mi ha rispettato e che io ho rispettato. Dal punto di vista ideologico, mi dispiaceva, perché tutte queste cose che adesso noi vediamo e che anche voi vedete adesso, allora non si vedevano, non si sentivano. Il discorso di Napolitano, che è stato di una bellezza, allora nessuno avrebbe immaginato. Per esempio, uno che io ho stimato molto è stato Lucchi, che mi sembrava molto, molto equilibrato, molto, anche se era mio avversario, per carità, ma Cattaneo anche, dalla posizione dove era. Anche quelli della sinistra, io ho avuto dei rapporti anche con Alfredo Galmozzi, che desidero ricordarlo, perché era stato con me là ed era uno, quello che più, diciamo, movimentava la sinistra, era lui. Allora, mai avuto un diverbio con lui? No. Credo che mi abbiano tutti rispettato e... Io forse avevo anche degli argomenti non faziosi, non dicevo delle cose che gli altri forse non potevano in quel momento accettare, ma che magari capivano che non erano cose Cicero Prodomo sue, era per un ideale diverso, al quale io ci ho sempre tenuto e spero che le cose migliorino sempre.
io tornerei, ci sono tornato parecchie volte, e ci tornerei volentieri, ma ormai io la mia vita è qua, io sono 81 anni, quindi non mi ha tanto da... E dirò che sono la prima volta che sono tornato, nel 65, erano 20 anni dopo la fuga, sono andato a trovare quel Chichi Gergia, che era ormai anziano in pensione, e abitava fuori Zara, a Borgherizzo, nella parte esterna, è vero? E sono andato a ringraziarlo, perché era mio dovere. Piangeva.